Hai domandato. Prima di tutto sono contento di rivederti perché è un pezzo che non ci siamo più né sentiti né visti. Almeno 2 o 3, credo almeno 3 anni. O forse anche di più, con la pandemia, poi. Però tu sei sempre un personaggio, un tipo dinamico, intraprendente, questa forza ce l'hai sempre, no? E quello è il destino degli imprenditori, caro Mario. Cioè, se tu decidi di fare l'imprenditore, devi accettare il bello e il cattivo tempo. Perché, Adesso diciamo che a distanza di anni puoi dire quali sono i rischi e le gioie che corre un imprenditore in Sardegna. intanto il fatto di essere in Sardegna è già un rischio per fare l'imprenditore, veramente, perché anche se non è come gli anni fa, io ormai, insomma, sono tantissimi anni che faccio l'imprenditore e mi ricordo quando ero nel sughero era ancora più difficile, soprattutto nei trasporti. Era un po' più facile il fatto di stare in Sardegna perché la regione comunque aiutava in qualche modo gli imprenditori, no? Sì. Cosa che oggi è mancato anche questo. I trasporti sono migliorati parecchio, parecchio. Per esempio, se fosse come oggi, una certa migrazione nel sughero non ci sarebbe stata. Perché? Non ci sarebbe stata. Perché le cantine, parlando del sughero, le cantine volevano i tappi da oggi a domani e non si poteva fare. Oggi con i corrieri, 24 ore, tu hai i materiali. Cambiato tutto il mondo. Però dico che è difficile fare in Sardegna, soprattutto per l'esperienza che io ho avuto, non tanto col sughero, ma con la Plastivood. Plastivood è stata un'esperienza brutta, difficile, perché fare innovazione in Sardegna, o almeno quando ho iniziato io, più di 23 anni fa, ormai la Plastivood è nata nel 2000, e fare innovazione, cambiare un certo modo di vita, no? Ti guardano sempre storto le banche, le istituzioni, qualunque cosa, chiunque in qualche modo è dedito all'impresa ti guarda storto. Al contrario di certi paesi, per esempio, dove ben venga un'innovazione, tipo parliamo dell'America, a prescindere come vanno bene, vanno male. A noi c'era andata anche bene, c'era andata, nonostante lo scetticismo che c'era in giro. Ma quando poi purtroppo nel 2005 sono successi questi fatti in America, dove muore un bambino per colpa delle coppie che una grossa azienda americana fece, e ci hanno proibito di vendere il nostro prodotto, noi siamo crollati, dico questa frase, praticamente siamo condannati all'ergastolo. Innocenti, perché noi non abbiamo fatto niente di male, però proibendoci di vendere l'unico prodotto che avevamo in quel momento in commercio, e parliamo di un prodotto che nel 2004 ha sfiorato i 50 milioni di euro di fatturato con più di 220 dipendenti. E questa cosa doveva essere vista, secondo me, da chi ha a cuore le imprese, no? Quindi le istituzioni, la regione, lo Stato stesso. Le banche, cioè, dovevano non dire ti condanniamo, perché condannare le banche vuol dire che tu non ci devi entrare più come imprenditore, eppure non è stata colpa nostra, cioè, non abbiamo rubato, al punto io sono con la legge sono a posto, cioè, non ho avuto problemi per il fallimento della prima plastica, perché eravamo innocenti, però commercialmente tu sei morto. E questo è un po' tipico dell'Italia, la Sardegna ancora di più, secondo me, perché comunque c'è sempre un po' di invidia, no? C'è questa cosa che tu sei cresciuto e gli altri magari o compagni di scuola o compaesani, cioè ti guardano sempre con un certo distacco per certi versi, no? E quindi ti snobbano. Guarda, ti faccio un esempio. Stamattina ci siamo visti a Tempio, Sì. no? Per fare una vetrina del nostro prodotto, che hanno aperto un negozio di giocattoli. La prima cosa che ho detto a questa titolare, gli ho detto: guarda che non ne venderai qua a Tempio. Non lo venderai. Ammineranno magari il personaggio che ho fatto, ma non ne comprano, come non hanno comprato a Calangianus. Ma storicamente, cioè, Sì. io vendo parecchie cose fuori diciamo, dalla Sardegna, ma soprattutto da questo circondario, che è Tempio e Calangianus.
Cioè, praticamente non c'è stato un momento quando ero presidente, avevamo comprato la scuola del Tempio, che c'è stata questa euforia o così, ma per dirti, vabbè, non dico niente di nuovo perché nessuno è mai profeta in patria, Certo. quindi è difficile fare Però l'imprenditore a Sardegna. vorrei che ricordassi, poi mi direi che cosa ti ha lasciato questa esperienza. Adesso sono passati alcuni anni, si è metabolizzato la cosa oppure no, però vorrei che ricordassi, per chi ci ascolterà, chi vedrà questo servizio, tu hai avuto un momento proprio di gloria, di cosa ti posso dire, di apoteosi possiamo chiamarlo, perché ti volevano fare il presidente della regione, ti chiamavano come consulente per fare la situazione sportiva all'Imbara, insomma potevi fare qualunque cosa, sembrava che ogni cosa che toccassi era oro. È vero, è vero, Vorrei che è raccontassi questo vero, momento cioè, proprio in ma cui. credo che sia tipico di chi ha successo, cioè, qua un giorno si presenta un signore che era nell'entourage di Berlusconi, che voleva conoscermi, e andare a casa di Berlusconi, viene Soru, e Soru, devo dire che mi ha anche usato in campagna elettorale, a mia insaputa, per esempio. Un giorno, per esempio, mi arriva una telefonata da Giacomo Mameli, di giornalista e sardo, che doveva farmi un'intervista. Gli chiesi quando, ho detto no, domani, ho detto domani non ci sono, che devo partire a Mosca. E a che ora c'era l'aereo? C'ero alle 7 da Olbia o Milano, Roma, e poi da lì a Mosca. Questo è, non mi ricordo se era 2004, 2005, quel periodo là. E era candidato Soru. E mi dice, doveva fare un'intervista a parlare di Soru come l'avrei visto io come presidente della regione. Gli ho detto no, io interviste politiche non ne faccio. No, parliamo di Soru come imprenditore. Vabbè, allora se parliamo di imprenditore va bene. Allora mi trovo una truppa a Olbia alle 7 di mattina che doveva parlare, dovevo dire, allora mi parla di Soru. E io dissi più o meno questa cosa, che se Soru diventa presidente della regione, gli auguro di avere lo stesso successo che ha avuto con Tiscali, no? Quindi poi passano un po' di tempo e mi dicono che Nuraghe Losa, per esempio, che Sì, lui fece una sì. convention, uscì io nel maxi schermo dicendo questa cosa e io non sapevo niente, quindi ero visto come un qualche cosa che praticamente facevo notizia, cioè il fatto che io dicevo così di Soru beneficiava di questa mia frase, capito? E questo era per tutti. Berlusconi lo stesso era in campagna elettorale, che poi perse, che quando comprò di qua di poco, ma lì è una storia mo ancora molto più complicata e molto lunga. Però è vero, cioè il PD di all'epoca mi propose la prima provincia di Olbia Tempio. Sì. Dissi di no. Poi, senza sapere niente, io stesso ho letto che ero in qualche modo nominato addirittura alla regione, non l'avrei mai fatto, come dissi di no. Però vedi, Mario, questa cosa secondo me io l'ho pagata, perché quando, come si chiama, io ho detto di no a tante persone, ma tantissime persone. Non ultimo, per esempio, mi ricordo una telefonata di Armandino Corona. Io lo snobbai completamente. E probabilmente se io non avessi fatto questa, non avessi avuto questo atteggiamento quel periodo, probabilmente quando la mia azienda è andata in crisi, avrei avuto forse, non lo so, oppure io ho inserito politicamente qualche attenzione in più. Questa cosa mi ricordo, per esempio, quando Berlusconi venne a Cagliari nel 2006, io ero a Londra e mi chiamò il capogruppo di Massidda, che doveva arrivare Berlusconi. Io ero già stato a casa sua, poi andai un'altra volta e mi ha detto che lui doveva aprire la campagna elettorale al T-Hotel a Cagliari, se volevo venire. Io ho detto guarda, io sono a Londra, quando è? Domani. Vabbè, ho detto, siccome dovevo parlare per un fatto commerciale con Berlusconi, che lui comunque era presidente del Consiglio, gli chiesi qualche cosa per l'America, che non fece nulla, e andai e presi l'aereo e tornai un giorno prima da Londra, che eravamo in fiera.
andai a Cagliari, entrai in questa stanza nel T-Hotel e mi trovai tutti i capi di Forza Italia, compreso anche l'allora sindaco di Tempio, mi sfugge il nome, Pintus. Quando arrivai, entrai, c'era questa meraviglia, ah, tu sai, qua, cosa ci fa? Capito? Io andai a parlare invece con il suo braccio destro di Berlusconi, che si chiama Valentino Valentini, che è un deputato a tuttora, e che lui mi affidò a Valentino Valentini per darmi una mano, ti ripeto, in America quel periodo. Invece praticamente non fece nulla, sono stato usato io, ma eventualmente questo di Berlusconi sarà un altro capitolo che faremo un altro giorno. E quindi andai là e il giorno dopo la Nuova Sardegna e l'Unione Sarda, io ero in prima pagina, dove diceva Tusaccio alla corte di Berlusconi. Ricevetti delle chiamate da parte di esponenti del PD e anche giornalisti, che qualcuno per esempio poi è andato anche alla Camera di Cagliari, qualche giornalista che mi fece diverse interviste, quasi come un traditore. Ma io non ho mai dichiarato da che parte ero, capito? Quindi insomma è stato veramente un periodo incredibile, quel periodo. C'è stato così, ti sei reso conto, siccome sei stato corteggiatissimo e avevi insomma, voglio dire, la gente ai tuoi piedi, si può dire, nel senso che riuscivi a mobilitare le masse, si può dire, non c'è il rischio così di perdersi se quando uno si sente troppo potente, perché tu questo lo hai vissuto. No, perso o no, perché sì, hai conservato l'umiltà. Ma quello che esatto. In quei momenti, diciamo, sì, di anche gloria. Anche se per parecchi ero un presuntuoso, ma è chiaro, no, è chiaro che all'inizio può sembrare, perché Mario, quando tu hai un'attività così veloce, così forte, che stai girando il mondo, che non hai manco tempo di stare a casa tua, e poi quindi cosa succedeva? Che arrivava qualcuno, chiedeva di te, io non potevo riceverlo, e allora eri un presuntuoso, capito? Questo, no, questo senso. Dire, se ti ha sfiorato l'idea, oppure ce l'hai rischio di perdersi. No, c'è stato. Uno dice, magari si monta la testa, perché tutti ti seguono, tutti ti cercano. Ma tutti un pochettino sicuramente. Di perdere il senso della realtà, voglio sì, dire. Sì, probabilmente un po' l'avevamo persa, perché un'azienda che va da zero, esatto, in soli 4 anni a 50 milioni di euro, stavo costruendo questo mausoleo qua, sì, di quasi 30 metri quadri, l'azienda era in ogni parte del mondo, si pensava, se non fosse successo quello che è successo, di passare i 100 milioni di euro entro dal 2000 che siamo partiti, entro il 2007. È chiaro che in quel momento, e quindi qua si è creato un caos, perché ci serviva tanta gente sul marketing, commerciale, amministrazione, di ogni genere, li portavamo da fuori, c'era una addetta ai curriculum, che eravamo impazziti, quindi questo qua da una parte è un bene, in America questo caos lo ritengono un bene, ma però sei costretto a prendere persone che a volte non hai valutato bene, capito? Quindi è chiaro che poi ti monti un pochettino la testa. Noi avevamo addirittura, io ho le carte, un giorno te le faccio vedere, sì, ma sono delle tavole così grandi, poi te le faccio vedere quando te ne vai, così poi sì, magari facciamo un servizio, dove cercavamo terreni per fare la Plastivul Land, la portai a Cagliari a farla vedere a Soru e a Pigliaru, che era il suo vice, ed erano entusiasti, ed era un progetto da 100 milioni di euro, avevo incaricato architetti a Milano per sviluppare questo, non stiamo parlando di, e la bozza di queste tavole me li portarono questi architetti a un workshop che ero invitato dal Milan, perché a quel periodo eravamo anche sponsor del Milan. Cioè è chiaro, quando tu vivi non hai tempo di pensare, capito? Vortice, quindi era una cosa che ti tirava da una parte e ti tirava dall'altra, e questo probabilmente ci ha anche penalizzato, anche l'inesperienza, però sono contento di averla vissuta, certo, perché l'ho vissuta in un'età non giovanissima, ma cioè, avevo 40 anni, quindi oggi l'esperienza me ne accorgo che fa la differenza. In effetti hai vissuto delle cose incredibili, però io vorrei che adesso mi raccontassi, siccome forse non tutti sanno che sei anche un artista,
E secondo me il gesto artistico più bello, io parlo dal mio punto di vista, è quando tu hai inaugurato, credo, la fabbrica qui, hai portato, hai fatto scendere con l'elicottero una pecora. Ecco, vorrei che mi raccontassi questo gesto, perché per me è artistico questa cosa che hai fatto. Quindi, sei stato stravagante, ma allo stesso tempo innovativo anche dal punto di vista della Lì, presentazione. intanto lì più che, oltre che essere artistico, è stata una provocazione e una protesta. Una protesta, una Raccontacelo. protesta nei confronti di chi ci amministra, perché l'abbiamo sempre visto, arriva uno da fuori e gli mettiamo il tappeto, no? Rosso, azzurro per terra, per dargli tutto quello che vuole per aprire un'attività. Lo fa un sardo, o lo faceva un sardo, non so se i tempi sono cambiati, la fa un sardo e questo non succede. Quando io ho pensato di convertire il superificio in gioco, nel gioco all'epoca Geomag, oggi è Supermag, dal 2003 Supermag, ho avuto solo paletti a Cagliari, a Regione. Io avevo iniziato un progetto per fare l'azienda si chiama Plastivood, plastica legno, ma non perché era il gioco, perché avevo idea di fare una affiancata al sugherificio, un qualche cosa di tappi, perché io servivo alla Stock di Trieste, avevo tante distillerie quel periodo. Venne questa idea del gioco, andai a Cagliari a parlare alla Sfirs, a parlare con un consulente che stava facendo il business plan, e mi hanno cacciato a calci nel culo. Cacciato a calci nel culo. Grazie a una signora che era già anziana, adesso credo che sia in pensione, questa signora mi disse: Tusaccio, lei non dica niente che deve cambiare questo progetto, perché in corso dopo non si può fare. E me l'hanno approvato, ma io ero già avanti, avevo già iniziato a fatturare. Mi venne questa idea della pecora, perché io ho detto: ma questa cosa che devono inaugurare le aziende, i presidenti, i ministri, che non mi rappresentano niente. Non mi rappresentano niente, perché non capiscono niente di quello che è azienda. E allora ho detto: visto che siamo sardi, e l'emblema della sardità in qualche modo è la pastorizia, no? C'hanno sempre. Allora, qui meglio della pecora, di una pecora che è molto più illustre di certi personaggi. Anche questa cosa qua mi hanno massacrato, perché ho praticamente snobbato quello che era. Insomma, i personaggi votati a comandarci. E allora andai da un pastore, chiesi se mi poteva prestare una pecora, l'abbiamo bella lavata, candida, profumata, e noleggiai un elicottero da Roma. 18.000 euro questo elicottero ci è costato, e è atterrato alla zona industriale in un piazzale. Noi tre fratelli siamo saliti insieme alla pecora, l'elicottero è atterrato qua nel piazzale e c'erano 500 persone ad attenderci, invitati da ogni parte del mondo. Quell'inaugurazione a me ci costò 250.000 euro in totale, perché erano 3 giorni di feste, ma se, tanti andarono con ordini, non a caso. Quello era nel 2000, l'inaugurazione era nel 2002. L'anno dopo, nel 2002 abbiamo fatto 27 milioni di euro, abbiamo fatto, l'anno dopo ne abbiamo fatto quasi 40. Ma a me Quindi è stato un messaggio per i sardi di crederci, questo, da un punto. Dall'altro punto era: andate a fare un culo, scusa la frase, a chi in effetti ci ha dato a pedate. Però è stato un successo anche. me comunque questo gesto. Sì, è anche politico, però ha una valenza artistica enorme. Non c'è un video, non c'è una testimonianza di questo gesto. Sì, dobbiamo andare a cercarla. Questo mi sarebbe piaciuto Devo tanto dare. averlo, perché secondo me dovrebbe entrare negli annali dei musei proprio. Poi parliamo con Alberto, dai, vediamo di trovare il video. Mi piacerebbe troppo, perché per me è una valenza artistica, è un gesto artistico. Adesso considerato ora, a posteriori, per
No, è ma clamoroso. anch'io quando ci penso ogni tanto dico, ma guarda che coraggio, perché poi ci vuole coraggio a fare queste Certo. cose. Oltre ai costi, ma quell'azienda, il periodo in cui quell'azienda era un fenomeno, quindi non c'erano problemi di costi. Ma e ci vuole coraggio. Comunque, se me lo procuri, questo sarebbe strepitoso. Allora, qual è stato invece il momento, diciamo, più bello, più felice, così quasi onirico, quasi da sogno che hai vissuto Beh, di questo, tutta la tua carriera? allora, questo che abbiamo raccontato adesso sicuramente lo metto nei primi posti. Perché lo metto nei primi posti? Perché nel 2002 che abbiamo inaugurato l'azienda, questa, fino a inaugurare questa, io lavoravo nel sugherificio, quindi avevo ancora sughero che quasi stava finendo ed è stata una liberazione questa inaugurazione. Io ho pianto parecchio, ma ho pianto di felicità e di commozione, mi ero emozionato tantissimo perché vedere tanta gente da ogni parte del mondo. Poi l'abbiamo ripetuta in un workshop che abbiamo fatto anche a Olbia, anche a Portocervo, ma non era la stessa cosa. Qui vedevo una nostra creatura finalmente realizzata a dispetto di tutti. La pecora aveva questo senso. Quindi forse parlando a livello aziendale, commerciale, quella era stata l'emozione più grande, ma quella. Invece vorrei che mi dicessi ora qual è stato invece il momento più basso, se c'è stato un momento proprio di disperazione o di depressione, qual è stato il momento più critico nella tua esistenza? Se c'è stato, eh? No, c'è stato perché sempre sono gli alti e bassi tutta la vita. C'è stato quando ti accorgi che tu sei solo. Mentre in quel periodo erroneamente pensavo di avere tanti appoggi, tante amicizie, che è sbagliato, che in effetti non è così, perché venivano solo a chiedere, non c'è una manifestazione in Sardegna, soprattutto in Gallura, che io non abbia dato aiuti economici, non ce n'è Sì. una, di ogni genere, anzi Sponsorizzavi un po' li tutto. cercavo io. Sì. E poi ti accorgi che invece quando escono quello che è successo alla nostra azienda, che alla nostra azienda non è successo niente, ci hanno solo impedito, per un fatto di normative del giocattolo, di vendere quel prodotto che avevamo. Sì. Campavamo solo con quello, quindi lì ti è crollato il mondo addosso, proprio ti è crollato completamente. Lì io non ho capito bene anche cosa, perché io dissi nel 2006. Non abbiamo colpe noi, quindi noi andremo avanti, peggio per loro. Invece ci ha trascinato come un tsunami completamente. E lì, Mario, credimi, tanta gente, dal 2008, quando è arrivata la grande crisi, si è impiccata per molto meno di quello che ho provato io. Infatti, come hai fatto a reagire? Cioè, qual è stata la molla che ti ha fatto riemergere, La diciamo? mia, la mia, praticamente. La mia vita da quando sono nato, cioè io ho vissuto, forse te l'ho anche raccontato e non mi va adesso di raccontarlo, ma ho avuto un'infanzia molto Sì. difficile, molto difficile. E quindi ti tempri, no? Alla fine, se no non puoi fare l'imprenditore, insomma. È stato quello comunque. È possibile che durante la crisi, diciamo, nessuno ti è stato vicino? Nessuno. È Solo incredibile. la famiglia e io. Cioè nessuno. Lì, dopo la crisi non si sapeva, perché poi c'è stato il fallimento, non si sapeva cosa fare, se andarcene via, perché abbiamo perso tutto. Abbiamo perso tutto, case, tutto quello che avevamo. È andato tutto all'asta. Poi, piano piano, con i miei figli e i miei fratelli hanno fatto anche una scelta diversa, nel senso che uno è andato in pensione, insomma. Era difficile ripartire ed è stato, lo è ancora tuttora, a distanza di tanti anni, perché quando cadi in Italia cadi male, cioè non ti danno No chance, una no? chance. In America, per esempio, scusa se parlo sempre Sì, dell'America, ma io in sì. America l'ho vissuta perché avevamo l'ufficio a New York, prima a San Francisco, insomma, quindi la conosco, siamo andati nelle banche, abbiamo aperto ufficio, ho visto come funzionano un po' determinate cose, però in America. Se tu apri un'attività e questa attività fallisce per mille motivi, ma vedono che non sei un delinquente,
a volte anche quando sei un delinquente, ma diciamo che non sei un delinquente, ti danno una riprova, ti danno le istituzioni, le banche, perché pensano, secondo me intelligentemente, pensano, questo si è fatto esperienza, magari nella seconda cosa non sbaglierà. Noi che siamo innocenti, che ci hanno preso il nostro prodotto, ci hanno proibito di venderlo, e dopo che tutti ne parlavano e tutti pensavano che ero un mago, che ero un deo, e poi di colpo non sei più nessuno, no? Quando poi tanti fornitori, le stesse banche venivano in questo divano, se potesse parlare, cosa vuole il signor Tusaccio? Noi dobbiamo essere la prima banca. E poi se passi vicino alle banche, vicino, non devi manco entrare, già ti tirano, capito? Questa cosa, guarda che ti... Allora, per chiudere questa, è sempre interessante dialogare, interloquire con te. L'arte, tu siccome sei appassionato d'arte, sei anche un pittore, ma ti ha aiutato durante la crisi? E vorrei che mi raccontassi, no, questo, appunto, non è che mi ha aiutato, artistico. Non è che mi ha aiutato, mi ha salvato. Ecco. Mi ha salvato, non dico la vita, ma mi ha salvato probabilmente di andare in depressione, di avere dei problemi mentali, perché è normale, no? Questo chiodo fisso, no? Di quello che eri e quello che poi sei. Ma tu sei sempre te stesso. Chiaro che poi le cose vanno e vengono. La pittura, tu mi hai detto un pittore, io non mi considero un pittore, perché un pittore ha determinate cose. Io sono uno che... Come ti definisci? Ma io mi definisco uno che gli piace il bello, no? Quello che è... Allora cerco di raffigurare il bello, che può essere un paesaggio, può essere una donna, un nudo, che obiettivamente è quello che faccio di più, perché io dipingo per me. Cioè io quando decido di e ho voglia di dipingere, non penso a questo quadro, anche se ne ho regalati tantissimi, ne ho anche venduti perché mi hanno obbligato a venderlo. Cioè volevano comprarlo, io non volevo venderlo perché sono geloso dei miei quadri. No, io dipingo per me e non mi interessano le critiche sui miei quadri. Perché quando io sono davanti al cavalletto con una tela bianca e devo copiare un qualcosa, che è la natura, che... qualunque cosa mi viene in quel momento, io mi dimentico di tutto. E i migliori quadri che io ritengo di avere realizzato sono quelli fatti la mattina presto. Cioè mi alzavo soprattutto prima alle 3, alle 4, perché questa cosa mi dava una ispirazione, ma anche una serenità, il fatto che il mondo stia dormendo, no? Che non può squillare il cellulare, che non sento voci, sento solo il rumore della natura. Io ho una stanza con una grande vetrata a casa mia dove ho tutto il cavalletto, i colori, i pennelli, e mi metto io e il cavalletto, e questo è bellissimo. Secondo me questa cosa devo ringraziare chi me l'ha data, perché sono più di 40 anni che dipingo, perché mi ha aiutato tantissimo, non solo adesso ma anche tanti anni fa. E quadri ne hai fatto tanti? Tanti, non l'ho mai contati, ma sicuramente ho passato i 400. Poi c'erano i periodi dove ne facevo veramente tanti, come periodi li ho fatti e li ho distrutti, ma senza mai dare priorità alla pittura. La priorità sempre al lavoro, e la famiglia dove ho potuto, perché poi un altro lato, questo forse più privato, non so se ce lo vuoi raccontare, la tua passione anche per il cibo e per lo stare assieme, per la convivialità, come tu organizzi delle cene particolari. Beh, questo perché avevo già capito già dai tempi del sugherificio, anche quando ero ancora più giovane, che parlare di lavoro davanti a un bicchiere di vino è un piatto di buon cibo, faceva la differenza. E ho sempre trovato un modo, anche quando avevo una casa piccola, adesso che ho una casa grande, di far arrivare a casa mia. Ci sono stati americani, tedeschi, giapponesi, cinesi, c'è stato di tutto il mondo veramente, e da lì nascono i rapporti, nasce l'amicizia. Questo è il primo motivo, devo dire, anche in un modo ruffiano per certi versi, anche se a me piace molto, no? Poi c'ho il karaoke, facevo anche cantare chiunque, ho fatto cantare, compreso il sottoscritto, ma il secondo motivo perché è nata questa cosa, e grazie anche alle esperienze che mi sono fatto in giro per il mondo,
è stato quello anche che nel territorio, soprattutto anni fa, non c'era tutta questa grande offerta di cibo di una certa qualità. Parlo di ristorazione. Adesso un po' i tempi sono cambiati rispetto a quello, però poter cucinare io, mia moglie, mia famiglia per i miei ospiti è molto più Sta bello. per finire la batteria, quindi magari si interrompe anche Vabbè. all'improvviso, però speriamo che ci stia questa risposta. La sciabola. Quello è perché noi avevamo l'ufficio vicino a una churrascheria a New York e andavo spesso. Io mi sono appassionato di questo modo di mangiare, no? La carne, diversi tipi. E lì ho studiato parecchio e da più di 20 anni ho abbandonato il classico porcetto, per esempio, che era la Sì. quotidianità, no? A fare questo mangiare che poi è tipico brasiliano. E lì la gente impazziva perché tanto la carne è veramente buona, sia carne sarda ma anche carne sudamericana, ma era il modo diverso, no? Che la gente non sapeva. E Ma quindi con questa sciabola spettacolare. tagliavo la carne, servivo a casa mia, è stato veramente molto bello. Allora, grazie, questa secondo me è bellissima Grazie a intervista. Ti te. ringrazio perché ascoltarti è sempre un piacere.